oggi vi faccio vedere il camper che ho acquistato. Ciao a tutti e bentornati sul canale. Quello che vedete alle mie spalle è il risultato di un sogno che si è avverato. Io sono sempre stato appassionato di camper perché la mia famiglia è camperista da sempre, mi hanno sempre portato in camper con loro per le vacanze e i weekend, per cui è venuto da sé che mi sono appassionato anche io di camper. Sono riuscito finalmente qualche mese fa a comprarlo, sono felicissimo. Perché adesso lo vedete perché. È un modello Riviera 120 montato su Ford Transit 2.5 aspirato. È del 1995 e ha avuto soltanto un proprietario. Ha una lunghezza di appena 5,5 m, ha la trazione sulle ruote posteriori, il che gli permette di avere maggior angolo di sterzata e insieme alla sua lunghezza ridotta mi consente di poterlo parcheggiare davvero ovunque. Ha la porta sul retro, due gradini elettrici e una veranda fiamma XL F45 davvero enorme. Cominciamo dalle acque. Ha due serbatoi, uno originale da 100 litri sotto il divanetto interno e quest'altro da credo altrettanti 100 litri che è stato aggiunto dal precedente proprietario e si trova qua sotto. Lo posso quindi utilizzare solo in estate o comunque quando non fa freddo. Qua c'è un grande finestrone, passando dietro c'è un portabici da tre posti, un ampio gavone che è largo come la larghezza del camper, la scaletta e poi la bagagliera sul tetto. Apro il gavone e vi faccio vedere cosa c'è all'interno. A lato troviamo il boiler da 10 litri, si vedono i tubi della canalizzazione della stufa e qui c'è un'altra modifica che ha fatto l'ex proprietario. Questa è una pompa col doccino per poter fare la doccia esterna. Si collega qui e sul tetto c'è un serbatoio da 50 litri per potersi fare la doccia. Dopo salirò sul tetto e ve lo farò vedere. Il serbatoio di raccolta delle acque grigie è posto qui dietro e questo qua con la sua ghigliottina e ha una capacità di 80 litri. Proseguiamo da questo lato dove troviamo il camino del boiler. Qua dietro c'è il frigo, qua ci sono le sue griglie, qui la presa per la 220 e di qua il vano bombole. Al suo interno ci stanno due bombole da 10 kg. Qui sotto c'è un altro piccolo gavone. Al suo interno ci sono dei cunei realizzati a mano dal vecchio proprietario e qua c'è altro posto dove io solitamente tengo la pompa per il rifornimento dell'acqua. La cosa che ci tengo particolarmente a sottolineare è quanto questo camper sia stato trattato bene e con cura. E, se da fuori non si è ancora visto abbastanza, adesso che entro lo vedrete meglio. Qua di fianco c'è il pannello di controllo del gradino elettrico, qui c'è un tasto invece che accende la luce interna del camper. Saliamo all'interno. Benissimo, una veloce panoramica, mansarda, armadio, cucina, bagno, dinette, cabina e qua letto a castello modificato. Adesso andiamo per gradi, per ordine. Per prima cosa mi tolgo le scarpe, ok, e le metto nella scarpiera.
Il precedente proprietario ha fatto una scarpiera, eccola qua. Qui ha costruito questa fantastica scarpiera in legno. Ecco, oltretutto una cosa che ci tengo, seconda cosa che ci tengo a precisare, tutti i lavori che sono stati eseguiti in precedenza sono stati fatti veramente bene. È una cosa che ho apprezzato tantissimo. Così, le scarpe dentro, si richiude. Qua sopra si è ricavata anche una piccola mensolina. Ok, adesso mi giro da questa parte dove c'è il letto a castello. Questo qua fa da letto, da divano. Qui, se alzo il cuscino, trovo il piano e qua sotto c'è il gamone. Qui posso alzare questo e la figata è proprio che posso accedere al gavone anche dall'interno. Boiler. Ed è scaldato. Il gavone è tutto riscaldato, qua passano i tubi. Qua sopra invece c'è quello che era una volta il letto castello, il secondo letto. Siccome non lo utilizzavano perché erano soltanto in tre in camper, hanno pensato bene di sostituire il letto con questo, che è un posto per stivare della roba, e hanno fatto benissimo perché è davvero gigante e molto comodo. Eccolo qua. Proseguiamo. Di qua troviamo il bagno. Un gancettino comodo che tiene la porta. Piatto doccia, WC nautico, lavandino con doccina estraibile, tendina per ripararsi dagli schizzi, per riparare il bagno dagli schizzi. Qui c'è un armadio, un comodo porta oggetti, porta shampoo, porta un po' di tutto. Sotto un altro cassettino, di qua un altro. E poi qui c'è questo che è stato aggiunto ed è un piccolo oblò davvero molto utile. Finestra del bagno opaca. Il bagno è finito qui. In questo momento vi sto facendo vedere il camper completamente vuoto, esattamente come l'ho comprato qualche mese fa, e successivamente vi farò vedere tutto quello che ci ho messo dentro e come l'ho sistemato. Qui c'è la dinette che si abbassa e diventa un letto matrimoniale, si tira su qui, così si mettono giù i cuscini e si forma un letto matrimoniale. Qui c'è la cucina, è comodissima, ha due fuochi. In camper due fuochi sono più che sufficienti, anche perché tanto tre fuochi non ci starebbero, a meno che uno non usa delle pentole piccolissime per cucinare, quindi è ben dimensionata. Qui c'è il lavandino. Qua sopra due ante per stivare cibo. Sotto il frigorifero trivalente, credo che sia da 40 litri. Qua c'è il suo piccolo frizzerino. Qui un cassetto per le posate prevalentemente. Qua sotto una piccola anta, le manopole del gas. Qua in fondo, girando questo sportellino, trovo dei fusibili e c'è anche il tubo dello scarico del lavandino. Qui di fronte l'armadio.
un armadio bello capiente con questo appoggio che è stato fatto sempre dall'ex proprietario. La stufa è una truma gas classica canalizzata. Attenzione, questo camper non nasce con la canalizzazione, è stata aggiunta in seguito. Anche qui non mi dilungo a spiegarvi quanto sono fortunato ad aver trovato degli ex proprietari così premurosi. Qua c'è la ventilazione automatica, se spingo su, manuale. Con la potenza regolabile. Un gancetto con dei fiorellini che ci hanno lasciato e ci piacciono, quindi li teniamo. E torniamo nella dinette. Qui sotto vi faccio vedere, c'è il serbatoio. Sollevo questo pannello. Qui sotto è presente il serbatoio da 100 litri delle acque chiare, la pompa dell'acqua, il vaso d'espansione e questo qua è l'ingresso dell'acqua per il serbatoio aggiuntivo che è posto sotto il camper. Per poter decidere quale serbatoio utilizzare è stato messo questo rubinetto qua, dove andando a girare si sceglie di utilizzare, di mandare alla pompa dell'acqua questo serbatoio oppure quello messo sotto. Qua di fianco ci sono le catene per la neve. Questa è una spugnetta che serve per ripulire il serbatoio una volta tornati a casa dalle uscite, dopo averlo svuotato. Questo serve per evitare che si formino delle alghe e che quindi il serbatoio rimanga sempre pulito. Mi sposto adesso da questa parte per farvi vedere cosa c'è sotto questa panchetta. Qui sotto, sollevando il suo sportello, è semplicemente un vano di stivaggio. Qui passa il tubo per la canalizzazione della truma e qua ci sono le cinture di sicurezza. Sono tenute con queste tre staffe ad L imbullonate al pavimento del camper. Sono delle cinture lombari, quindi semplicemente passano attorno al busto. Non hanno i tre punti come le classiche cinture auto, però in quegli anni non erano obbligatorie, forse non erano addirittura obbligatorie, magari sono state aggiunte anche a posteriori, e comunque sempre meglio che non averle. Questa qua non è la fodera originale, i cuscini sono tutti stati foderati all'acquisto del camper. Quindi quando è stato comprato il camper nuovo, la prima cosa che hanno fatto è stato foderare tutti i cuscini. Quindi a me piace questa fodera, però un indomani dovessi rimuoverla, sotto ci sono i cuscini perfettamente nuovi. Da questo lato, pensili. Una fila di pensili molto capienti. Questo qua libero. Questi due qua invece sono stati modificati. È stata aggiunta questa mensola qua, che può essere comunque rimossa. Io posso rimuoverla in base a cosa vado a metterci all'interno. Anche questa è una modifica fatta benissimo, è molto comoda perché permette di suddividere le cose in due livelli senza mucchiare troppo. La mansarda, questa qua non è esageratamente alta, però non è. Negli anni 90 le mansarde non erano così alte, però ci si dorme bene, tanto alla fine bisogna stare orizzontali, in piedi non dorme nessuno, quindi una volta che sei coricato stai bene. Se ti vuoi leggere un libro ti metti lì con un cuscino e sei comodo, dai. Qui c'è una piccola mensolina, carina, fatta bene, comoda. Anche questo, mi ripeto sempre, però è così, è stato fatto dall'ex proprietario. Una bella finestra l'oblò. Ce ne sono due, uno è qua e l'altro è lì sopra la dinette.
utilissimi in estate. Vabbè, tutti i camper hanno gli oblò, non è una novità, però sono molto utili in estate per il caldo. Non c'è il turbo vent. Il turbo vent sarebbe quella ventola che si installa qua e che serve per spingere dentro l'aria oppure estrarla dal camper, e dà un po' di, in estate, un po' di freschezza, perché toglie via il calore dal camper. Lasciamo aperto. Cos'altro dire? La cabina è, diciamo, in condizioni pressoché perfette. Ci sono dei coprisedili, non sono stati assolutamente messi perché i sedili sono rovinati, anzi stessa cosa per le sedute, sono stati messi per non rovinare i sedili. Qua sotto i sedili sono assolutamente perfetti come nuovi. Leva del cambio centrale, perché il cambio è messo in verticale come tutti i Ford dell'epoca. Oltretutto il camper ha appena 95.000 km, quindi diciamo che per un motore 2.5 aspirato è come se fosse in rodaggio. Solitamente si trovano camper che hanno 200-300.000 km, e avere trovato un camper con così pochi chilometri è un vantaggio, è una cosa che non è tanto comune. È stata anche installata una radio CB, che è quella che utilizzano solitamente i camionisti per comunicare. Questa è l'antenna della radio CB. È molto lunga ed è stata messa questa staffa per sostenerla. Cruscotto, a me piace questa linea qua, rispetto al Ducato è molto più stondato e la preferisco. Orologio analogico mi fa impazzire, è una piccolezza, però a me le cose analogiche mi piacciono un sacco. Tutto dove non c'è tecnologia mi trovo nel mio mondo. A me non piacciono quei mezzi, ma anche le macchine che hanno troppa tecnologia. Infatti, se inquadro davanti, non so se mi spiego. Ecco, vi faccio vedere questa macchina, che è quella, tra l'altro, che sto camperizzando. Per chi non avesse ancora visto i video della camperizzazione della mia Panda, vi li lascio tutti qua in alto. Qui sotto mi è stata lasciata questa, che è una pala comodissima, un piccolo scopino per pulire eventuali briciole varie. Passiamo dall'altra parte, che c'è un'altra cosa da farvi vedere. Da questa parte c'è in basso questo piccolo ripiano, e qui sopra era posta una tanica aggiuntiva da 20 litri per avere ancora un po' di acqua in più disponibile, e oltretutto per nel caso in cui non si possa rifornire i serbatoi con la pompa, si può utilizzare la tanica e riempirli manualmente dall'interno. Una cosa davvero molto importante e particolare è che è stato installato un antifurto perimetrale e volumetrico, quindi su ogni finestra del camper è presente la fotocellula. Qui a lato nella finestra c'è la fotocellula dell'antifurto, idem da questa parte, e anche nella finestra del bagno e di qua. Insomma, tutte le finestre hanno la fotocellula per l'antifurto, ed è una cosa molto buona, perché ovviamente così è tutto molto più sicuro. Ritorniamo sul sedere del mio camperone. Abbasso la scaletta e vediamo il tetto. Prima di salire sul tetto voglio ancora farvi vedere una cosa che sta sotto il camper. Si tratta di questa cassetta qui, che serve per andare a mettere in comunicazione il VC nautico con questa cassetta, appunto, e serve per i momenti in cui ci si trova in aree in cui non è possibile scaricare direttamente dalla ghigliottina a terra, ma sarebbe più comodo utilizzare una cassetta come i normalissimi VC a cassetta di camper. Ecco, questa qui si smonta, ovvero si toglie questo fermo, poi viene giù tutta la struttura che la sostiene, si abbassa,
si sfila la cassetta, la si posiziona sotto il VC nautico e poi tramite un tubo che è stato messo qui dentro, quindi all'interno di questo contenitore si trova un tubo che viene posto tra la ghigliottina del nautico e la cassetta e serve per metterli in comunicazione e permette quindi di poter scaricare all'interno di questa cassetta e poi portare la cassetta a svuotare. Eccomi sul tetto del mio camper. I più attenti avranno già notato una cosa abbastanza fondamentale ai giorni nostri da avere sul tetto, ovvero mancano i pannelli solari. Vabbè, non si può avere tutto dalla vita, non è un problema, li installerò io in futuro. I due oblò mansarda di NET, questo qui è l'oblò che è stato aggiunto in bagno, qui è stato messo un pannello di alluminio mandorlato comodissimo che rende il tetto ancora più calpestabile, e qui c'è il famoso serbatoio da 50 litri fissato per poter effettuare la doccia all'esterno. Il tubo corre tutto giù e ci si fa la doccia. Da notare la pulizia del tetto. Il tetto è una cosa che mi ha lasciato davvero senza parole, perché è perfettamente pulito, lucido, in quanto il camper è stato sempre tenuto al coperto, sempre lavato e niente, mi sembra nuovo davvero. Camino della truma, della stufa. Ok, ho detto tutto, mi sembra di non aver dimenticato niente. Il nome, la mia ragazza ha dato il nome al nostro camper, l'ha chiamato Rino perché è un camperino piccolo e Rino il camper. Molto simpatica la cosa, divertente, carino, è piccolino, mi piace come nome, Rino il camper. Ok, bene, dal tetto di Rino è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!